Eccoci qua, perché oggi recensiremo questa centrale elettrica portatile. Chi mi conosce sa che ho fatto dei video sul fotovoltaico, sul creare energia fai da te, in poter produrre dell'energia. Infatti, se volete vedere il video lo trovate qui sopra, con pannelli fotovoltaici eccetera. Ma oggi volevo testare questo prodotto. Ringrazio la ditta VDL che mi ha inviato questo prodotto. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione oppure nel primo commento che troverete qui sotto. Quindi andateci a dare un'occhiata, perché come potremmo vedere è un prodotto davvero valido, perché io già l'ho provato, adesso ve l'ho impacchettato per farvi vedere il video completo. Quindi se non siete iscritti al canale fatelo, e se volete dare un supporto al canale potete andare a scansionare questo QR e così aiuterete il mio canale per portare nuovi video, nuove tecnologie, poter fare test e quant'altro. Quindi datemi un buon supporto. Quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo qui. Allora, senza che vi faccio vedere tutto lo spacchettamento, io ve lo preparo subito qua. 3, 2, 1, eccolo qua, ce l'abbiamo esattamente qui. Lui pesa penso 12 kg, però devo dire che è davvero costruito bene, perché è molto compatto. Questa la togliamo così non ci dà fastidio, e riceveremo il cavo per caricarlo, ovviamente se non possediamo dei pannelli solari, oppure la ricarica da auto, quindi se vogliamo portarcelo in giro in auto oppure in camper oppure in furgone, che abbiamo bisogno di fare dei lavori con questo, possiamo caricarlo direttamente dallo spinotto. Poi abbiamo un altro spinotto per collegarlo ai pannelli solari, perché questo qua può essere collegato ai pannelli solari, alla carica da casa, carica da auto, quindi è un multiuso. Ha 1200 watt di inverter con uno spunto di 2400, quindi può girare praticamente quasi tutto. Poi abbiamo, vi faccio vedere subito qua, queste prese. Allora, qua abbiamo prese per il 3 ampere 12 volt, quindi abbiamo per l'alimentare dei motori, quindi come vedete qua c'è un pulsante, oppure possiamo metterci un accendisigari qui qua, o collegare qualsiasi cosa che funzioni con un accendisigari. Poi abbiamo qui due porte USB, ok, poi due porte quattro porte USB-C, quindi possiamo collegare i nostri telefoni, i nostri smartphone, e abbiamo qua anche un una luce, anche una luce di supporto, perché questa qua lampeggia pure. Quindi andiamo ad accendere, vediamo un po', teniamo premuto per l'accensione. Io adesso l'ho caricato, ve lo dico. Infatti ci troviamo 100% di batteria, questo vi farà vedere il 100% della batteria. Quanto rimane di scaricamento? Qua sopra nella parte input troveremo, adesso è zero, ma input significa quanto corrente sta assorbendo lui, quindi la ricarica. Sotto quanta carica o quanta energia sta inviando. Ma adesso noi andiamo a fare una prova, anzi prima di tutto vi faccio vedere questo, che è anche una cosa in più. Teniamo premuto, vedete, così e si spegne, una luce di emergenza. Nella parte destra vediamo che abbiamo l'output, qua sarebbe uno scompartimento dove andiamo ad aprire e abbiamo le nostre prese, quindi da qui possiamo collegare le nostre sciuco o le spine a 3. Da quest'altro lato, perché da quest'altro lato abbiamo quest'altra porticina che, se andiamo ad aprire, qua troveremo appunto l'ingresso per collegarlo alla nostra corrente di casa o in qualsiasi posto troviamo una presa, ovviamente. Poi da questo lato qui troviamo per caricare attraverso i pannelli solari oppure attraverso questo qua che vi ho fatto vedere prima, molto molto semplice, molto utile. Poi di qua abbiamo 1-2 ventole, anche di qua 1 e 2 ventole per raffreddare l'inverter che è all'interno. Un inverter molto potente, perché posso dire
molto potente, perché io l'ho già provato. Infatti vi faccio vedere in questa clip. Ecco, sto facendo un test. Allora abbiamo 19 minuti a 200 gradi, sta girando il pollo collegato a questo, e devo dire che sta assorbendo il massimo della potenza a 1200, 31 minuti di rimanenza di carica, però è interessante. Adesso facciamo sto test e vediamo cosa succede. Ma che bontà! Eccolo. Devo dire che siamo arrivati a 45%. Mancano, vabbè, 13 ore, adesso a zero, certo. 45%, ha consumato 55% della sua batteria, quindi un po' più della metà, ma ha retto 20 minuti a 200 gradi una friggitrice ad aria. Devo dire che sono molto soddisfatto. Ma adesso mi mangio la carne. Ebbene, come avete visto, sicuramente con questo ci potrete cucinare e veramente fare qualsiasi cosa, anche perché io ho usato la massima potenza in quella friggitrice ad aria, 200 gradi, 20 minuti, e lui ha consumato la metà della sua batteria, delle sue performance, e quindi volendo lui riesce tranquillamente a tenere un pranzo e una cena, per dire. Ma adesso facciamo in modo pratico, vediamo quando attacchiamo qua qualcosa cosa succede. Andiamo a prendere. Ecco qua, io adesso vi ho portato un phone e una piastra, che sono quelli di mia moglie che usa. Speriamo di non fare macelli. Poi andiamo a collegare dalla parte destra la nostra presa. Perfetto, c'è il pulsantino, perché qua di lato c'è il pulsantino per attivare. Ok, adesso lui è pronto per emanare energia. Andiamo a accendere, non so manco come si accenda qua. Ok, si è accesa. Andiamo a 230 gradi, ok? Adesso la piastra sta andando a 230, come vediamo qua. Sta assorbendo 370 watt di media, 350, vabbè. Adesso va piano piano a scendere perché si sta scaldando, quindi avrà sempre meno bisogno di corrente. Però devo dire che sì, mi sono già bruciato, ho sentito friggere il dito. Comunque, come vediamo, se noi teniamo accesa questa, che dura ancora 4 ore la batteria, quindi 4 ore ne basta e avanza, andiamola a spegnere. Perfetto, adesso facciamo il test con il phone, perché questo qui ha 2200 watt, lui ne ha 1200 disponibili, ma di picco a 2400, quindi può andare a far accendere questo e a farlo girare. Quindi andiamo su 1. Perfetto. Mettiamo un po' di calore. 500 watt. Ok, qua siamo a 850 watt di consumo. Come vedete qua la batteria sta scendendo. Andiamo a mettere la massima velocità. 1000. 1000. Questo qua è caldo, sì. 1000. Andiamo a spegnere. Perfetto, mi diceva che avevo ancora 27 minuti di batteria. Possiamo vedere come con questo test abbia consumato il 3% di batteria. Molto molto bene. Ma che dire, vogliamo farci un caffè? Facciamoci. Perfetto, vedete qua, ho la mia macchinetta dell'espresso elettrica. Se volete anche questa, qua sotto trovate il link in descrizione, se vi interessa la caffettiera. Quindi, sono molto contento. Quindi andiamo ad attivare. Adesso così sta per fare il caffè. Quindi sta dicendo
che è 500 watt sta uscendo lui, 500 watt per fare il caffè. Andiamo a vedere quando finisce di fare il caffettino. Ok, ci siamo quasi, qua stiamo in registrazione, ma sto vedendo in diretta che ci stiamo facendo il caffè. Vediamo, vediamo qua come siamo messi. Siamo sempre a 500, ogni tanto fa dei picchi di 500 perché probabilmente scalda l'acqua. Però, ecco, vedete, possiamo vedere qua. Lui sta facendo il caffè. Vediamo. Sì, sì, c'è. E non pensate che sia sporca, ma è solo perché questa era trasparente e quindi prende il colore del caffè, quindi non è sporca, è pulita. Ebbene sì, mentre io mi vado a versare il mio caffettino fatto con la mia centrale, io questo me lo godo, però devo dire che è un accessorio davvero pazzesco, perché io avevo le batterie al piombo e non erano così performanti, mi si scaricava molto molto in fretta, ma questo qui ha le batterie LiFePO 4, quindi con queste possiamo avere un'energia, una scarica molto più ampia e poi ha 3000 cicli di vita. Loro l'azienda che me l'ha dato te lo garantisce per 3 anni questo qua, quindi davvero fantastico, sono molto contento. Io ringrazio VDL per avermelo inviato. Ovviamente ci sono tante varianti di questo, ci sono quelli da 2400, quelli un po' più meno performanti, ma sempre con batteria al litio. Andate a vedere, io vi lascio il loro link per acquistare questi qua e anche il del loro negozio, quindi mi raccomando, e seguitemi, lasciate un mi piace, accendete la campanella e scansionate qui questo QR se volete sostenere il canale, quindi mi farebbe molto piacere e mi aiuterete ad andare avanti con queste tecnologie fantastiche. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e farò altri video al riguardo, perché insieme a un mio amico che è un vero elettricista faremo un video dove scaricheremo completamente questo centrale, lo manderemo all'estremo, vogliamo vedere quanto riesce a resistere. Quindi seguitemi, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!